pensato che una mostra dedicata ai Beatles, così forte, così evocativa, poteva essere un format, ecco, vincente. Ovviamente anche in funzione di un formato che non è casuale, perché la forma quadrata non è stata scelta così casualmente, ma per evocare innanzitutto l'LP. È anche una forma che poi si adatta bene all'allestimento, quindi a livello proprio di visibilità, di scenografia, aiuta molto anche in certi eventi, proprio l'allestimento stesso. Poi negli anni questa mostra si è evoluta, è cresciuta sia in termini proprio qualitativi, quindi di livello artistico, ma anche proprio di opere. Siamo partiti da appena 30 artisti pittori, quindi molti della mia zona, e poi si sono uniti pittori provenienti da ogni parte d'Italia, d'Europa e del mondo. Abbiamo dall'America, dalla Colombia, dalla Francia, dall'Inghilterra, quindi è una sorta di omaggio internazionale. E Ecco, quindi mi stavi sì. raccontando che questa mostra con le copie, non quelle originali, andrà anche nei centri Certo. commerciali? Beh, sì, esattamente, questo è un progetto che è praticamente collaterale. Vale a dire che la stessa mostra è stata richiesta da quasi un anno ormai in tour per alcuni centri commerciali. E questo ovviamente ha un suo taglio differente rispetto alla mostra che in questo caso vediamo qui al Margutta, perché prima di tutto abbiamo spesso e volentieri delle copie delle opere e poi interagiamo con un target che è molto più vario rispetto a chi viene a vedere il progetto in una galleria d'arte piuttosto che in una fiera di settore o un Beatles Day, e però sempre acquisendo risposte e feedback meravigliosi. Cioè il pubblico vedo che comunque si appassiona e ha una chiave di lettura di questa mostra entusiasta.